Sì. Ecco, sono contento di presentare questo libro di Francesco Comina, che ha lavorato bene a raccogliere la storia di questo uomo semplice e grande, questo contadino dell'Alta Austria. Io ho avuto la fortuna di andare due volte in questo villaggio, dove è ricordato bene, Radegund, che tra l'altro, aggiungo una curiosità, è sul confine tra Austria e Germania ed è vicino, a pochi chilometri di distanza, dal paese d'origine di Hitler e di Ratzinger. Ecco, sono tutti e tre lì vicini. Va bene, il libro ha un carattere narrativo. Ci sono altri libri che presentano i documenti uno per uno. Questo contiene i documenti, originali dalle lettere di Franz, riporta il suo testamento, però in forma narrativa, quindi si legge bene, si legge in modo scorrevole e, come dice già il titolo, il tema, il grande tema è il primato della coscienza. Questo giovane contadino, si può dire autodidatta perché si forma da solo, si istruisce da solo, molto cattolico, si avvicina di più alla fede anche per merito della moglie che abbiamo anche conosciuto, è morta poco tempo fa, a 100 anni, nel 2013, ancora più vicino. E, da quelli a casa, il microfono serve per tutti quelli a casa. Ah, ho capito. Quindi il suo dramma è proprio questo conflitto tra la coscienza che non può riconoscere questa assolutizzazione della persona di Hitler nel nazismo e la sua fede che non può mettere Hitler al posto di Cristo e poi non può obbedire al comando della guerra, all'appartenenza all'esercito nazista che sta facendo una guerra di cui sente tutta l'ingiustizia. E non è un problema facile che risolve facilmente. A qualcuno può sembrare un fanatico di questa sua convinzione, di questa sua fede, invece ha anche dei momenti di passaggio, ecco, di conflitto interiore, che però risolve decisamente e sceglie di morire piuttosto che accettare l'idolatria hitleriana e l'obbedienza alla violenza nazista, alla guerra nazista. Questo lo decide, ma appunto attraverso un travaglio e anche, altra caratteristica importante, drammatica, in solitudine. Cerca appoggio nella Chiesa a cui ha aderito e trova al massimo un po' di comprensione personale, ma nessuno né tra i preti né tra i vescovi vicini che gli riconosca questo valore della sua scelta di coscienza, che lo sostenga, ecco, e denuncia lui stesso questa fiacchezza, questa compromissione della Chiesa austriaca col nazismo. Una compromissione in qualche momento positiva e in altri momenti di adattamento, che però lui sente già molto negativa. Inizialmente riesce a evitare il militare dopo un periodo di addestramento, poi viene chiamato e dopo qualche esitazione deve rispondere, ma fa capire subito che non obbedirà agli ordini militari. Gli propongono di partecipare all'esercito nella sanità militare, ma dopo qualche riflessione non accetta nemmeno questo. Alla fine è recluso nella prigione di Tegel a Berlino, dove è lo stesso Bonhoeffer, e in un mese dalla condanna nel processo all'esecuzione per ghigliottina manda gli ultimi messaggi, manda le ultime espressioni della sua coscienza.
Quindi è un'affermazione del primato della coscienza non solo sul potere politico, sull'imposizione autoritaria, ma anche sulla stessa volontà di vivere, che per lui voleva dire la sua famiglia, la moglie molto amata, le tre bambine. Quindi vive veramente un conflitto acuto, drammatico, per decidere di morire per fedeltà alla sua coscienza, perdendo anche, lui dice, su questa terra temporaneamente la presenza, l'affetto della sua famiglia a cui è molto attaccato. Secondo me in questo caso di Franz Jägerstätter, come in generale di personaggi che ci danno testimonianza così grande e coraggiosa, ci sono due possibili reazioni nostre. Ho cercato di dirlo in questa paginetta di recensione che è uscita oggi sul sito del Sereno Regis. Ci sono due reazioni possibili. Una, ecco, ammiriamo l'eroe, il coraggioso, il santo, e siamo indotti a fare le stesse riflessioni, a formare la nostra coscienza eventualmente ad un coraggio simile. E un'altra reazione è quella un po' di farsi sostituire. Ecco, c'è questo grande che vive una vicenda così coraggiosa fino in fondo e rappresenta un po' il delegato di tutti noi. Ecco, è un po' l'ambiguità dei santi nella religione. Belli, bravi, sono là e fanno anche la parte nostra. Il problema per i ricercatori della pace, della non violenza, sarebbe proprio invece di assimilare questa esperienza, pur nella sua unicità, perché forse è un po' unica, non in assoluto, ma insomma speciale, assimilare per fare noi, nelle condizioni in cui siamo, nelle possibilità che abbiamo, nelle situazioni molto meno drammatiche, per fare lo stesso coraggio, la stessa determinazione che si vede in quest'uomo, che è, ricordiamoci, un uomo semplice, un uomo che si è formato nella realtà anche con letture, con approfondimenti personali. Ecco. Mi ricordo che una delle volte in cui sono stato a Sankt Radenburg c'era anche il Vescovo Bettazzi che in un momento di preghiera nella chiesa citò quel punto del Vangelo che ho riportato anche qua, dove Gesù ha un momento di esultanza e dice quelle parole: ti ringrazio Padre perché hai nascosto queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Ecco, Franz Jägerstätter rappresenta questo, un semplice che vede chiaro e decide chiaro più di tanti addottrinati in posizioni di responsabilità. Mi sembra molto indicativo questo, ecco. Non si fa di nessuno un mito, ma da tutte le vicende significative si apprende qualche cosa, si ammira e si impara soprattutto. Se ci sarà bisogno e modo, semmai nella conversazione aggiungo qualche altra cosa. Bene, intanto mi sentite? Sì. Beh, intanto buonasera, grazie davvero di darmi l'opportunità anche nell'ambito di questo Festival della Non Violenza. Mi pare che appunto la vicenda di Franz Jägerstätter sia molto pertinente rispetto al tema e a questo festival. Grazie Enrico, perché hai già un po' dato un quadro insomma di questa storia, di questa vicenda. Io devo dire che anch'io sono stato a Sankt Radegund, nel paese di 500 anime, marginalissimo rispetto appunto all'Austria, un paese appunto al confine con la Germania, e devo dire che mi ha sempre un po' spaventato questa vicenda, nel senso che non avrei mai pensato di scrivere un libro se l'editore non avesse insistito
varie volte anche rispetto al film che adesso appunto andremo a vedere di Malik, che ha rilanciato un po' questa storia. Però devo dire, mi ha sempre messo un po' di ansia questa storia di Franz Ziegler, rispetto anche ad altre vicende analoghe che sono successe. Mi sono occupato di storie analoghe di un sudtirolese, Josef Mayr-Nusser, che aveva anche lui rifiutato il giuramento a Hitler e che è stato anche lui condannato a morte. Ma Franz mi è sempre apparso un giovane di una radicalità estrema, e devo dire che quando ho cominciato a lavorarci su questo libro, a entrare in qualche modo nella pelle di Franz, mi sono venuti un po' i brividi, perché davvero questa vicenda penso che sia una vicenda unica nel panorama dell'antinazismo tedesco, nel senso tutte le vicende sono uniche. Tutte queste storie, queste memorie che abbiamo anche raccontato, i giovani della Rosa Bianca, appunto Josef Mayr-Nusser, altri sacerdoti che hanno rimesso la vita per contrastare il tiranno. Ricordavo prima con Enrico, noi ci siamo trovati anche a Berlino insieme ad Enrico Peiretti, abbiamo visitato il Museo della Resistenza, il Widerstand Museum di Berlino, ed è incredibile quante migliaia di persone sono state ammazzate per aver cercato in qualche modo di ribellarsi a Hitler, quindi non erano solamente pochi singoli, cioè c'era veramente tanti. Ci sono queste stanze nel museo dove si vedono appunto la resistenza operaia, la resistenza degli studenti, la resistenza delle donne, la resistenza dei ragazzi, insomma tante vicende, purtroppo poco collegate tra di loro. Questo è stato un po' il limite della resistenza tedesca. E rispetto ad altre storie, questa di Franz Ziegler è davvero unica per tanti motivi. Intanto appunto perché questo è un personaggio con la quinta elementare, una persona semplicissima, un contadino appunto di un paese marginalissimo, che ad un certo punto capisce tutto, capisce molto meglio di tanti altri quello che stava succedendo, e lo capisce dall'esperienza. Franz era un giovane di questo paesino, un po' un ragazzo anche un po' ribelle, un po' scanzonato, ha passato una giovinezza come un po' una specie di capobranco dei giovani di St. Radegund, aveva acquistato la prima moto del paese, aveva avuto varie vicende sentimentali, aveva avuto una figlia illegittima, era stato incarcerato perché aveva provocato delle risse con altri giovani di paesi al di fuori di St. Radegund, aveva avuto varie esperienze sentimentali, era addirittura dovuto fuggire perché si era innamorato della moglie di un vicino di casa che l'aveva minacciato. Poi era stato appunto all'estero, in Germania, aveva fatto il contadino per una fattoria tedesca, e poi a un certo punto ha deciso di fare lavorare nelle miniere, il duro lavoro dei minatori, e lì comincia a prendere coscienza dei problemi della storia, dei problemi, si coscientizza alla Freire, no? Cioè diventa cosciente che c'è una realtà di ingiustizia, che c'è una divaricazione tra ricchi e poveri, scrive delle poesie, abbiamo dei versi di Franz Ziegler proprio sul tema servo, padrone servo, anche tu ricco non pensare di farla franca, anche tu morirai, insomma versi che ci testimoniano appunto una presa di coscienza politica. E poi ritorna in Austria, ritorna nel suo paese, continua a fare il lavoro di contadino, e nel 1935 incontra Franziska, questa donna di cui si innamora perdutamente, la incontra ad una festa da ballo. Franz era un ballerino molto appassionato, racconta la moglie, che consumava le scarpe a ballare, e incrocia questa donna in questa festa da ballo in un paese vicino, si innamora perdutamente e in pochi mesi si sposa. Tra l'altro un matrimonio fatto in fretta alle 7:30 del mattino, perché non gli interessava tanto la festa, ma gli interessava fare l'esperienza di un viaggio, di un pellegrinaggio a Roma, poi a Ischia. Comunque un personaggio fuori dalle regole, insomma, da un certo punto di vista. E questa donna è una donna che proviene da una famiglia cattolica, aperta, i genitori erano terziari francescani, e comincia a inseguire, insomma, questa donna, comincia anche lui ad andare a messa e comincia a leggere il Vangelo. E lo legge però sulla base delle esperienze fatte precedentemente, quindi questa coscienza politica,
e questo Vangelo spalancato, insomma, sui, in questa storia disumana che stava vivendo in quegli anni, si stava vivendo in Europa. Ancora non c'era l'Anschluss nel 35, quando, nel 36 quando si sposa, però era già, ribollivano, no, queste teorie sangue e suolo, le teorie razziste, il etnonazionalismo molto, molto forte, e comincia appunto a ragionare su tutti questi temi, e ci ragiona da giovane con una coscienza e con appunto delle esperienze fatte, e comincia a capire che qualcosa non quadra. Cioè lui legge queste pagine del Vangelo, legge le beatitudini, legge l'amore per il prossimo e vede tutta un'altra storia, e comincia a parlare apertamente. E nel gennaio del 38 lui racconta di un sogno, il libro si apre con questo sogno, perché secondo me questo è un punto centrale. Lui sogna una notte agitata di gennaio del 38, a marzo del 38 c'è l'Anschluss, l'annessione dell'Austria alla Germania con il referendum, e lui nel gennaio sogna di un treno. È un treno che entra velocemente nell'Austria, e tanta gente cerca di prendere questo treno. I giovani, i bambini corrono per salire su questo treno, e anche lui corre su questo treno. Sale sulle scale, a un certo punto una mano lo ferma da dietro e gli dice: guarda che questo treno conduce all'inferno, ma io ti porterò in purgatorio. E dice: beh, quello che ho visto in purgatorio sono cose terribili, quindi non oso pensare cosa ci fosse nell'inferno. E, tra l'altro, per inciso, mi è venuta subito in mente un libro di Agnes Heller, la filosofa ungherese che ha vissuto il periodo del ghetto, che ha avuto il padre ammazzato da Auschwitz, che ha impostato negli ultimi anni una teoria sulla bontà, un pensiero sul tema della bontà. E lei, uno degli ultimi libri che ha scritto Agnes Heller, è proprio sui sogni, il sogno sul piano psicanalitico, il sogno come, diciamo, argomento filosofico, e poi ha fatto una sezione sul sogno nella Bibbia, e dice che il sogno tipico della Bibbia è il sogno notturno, che differenzia dal sogno diurno, quello di un Martin Luther King, tanto per intenderci, cioè pensare a un'altra società o un altro mondo possibile. Nel sogno notturno Dio parla, sceglie appunto il profeta, la persona destinata a in qualche modo anticipare quello che succederà nella storia, e di solito sono appunto i piccoli, gli inermi, quello che diceva appunto Bettazzi. E lui ha questo sogno che secondo me fa parte appunto della tradizione biblica, cioè Franz Segerstetter in qualche modo è stato scelto da questa voce di un Dio che appunto gli fa capire, gli apre gli occhi sulla realtà. E nel marzo del 38 è l'unico nel paese che vota no al referendum per l'Anschluss. La cosa imbarazza il paese, cioè i paesani, cioè i concittadini, insomma le persone che sono attorno a lui si spaventano per lui, ma si spaventano anche per loro, perché rischiano appunto di avere delle reazioni, insomma la polizia nazista era lì in agguato e praticamente cercano di nascondere questo voto, cioè lo cestinano, è come se lui non avesse nemmeno votato. In realtà appunto lui aveva votato no, l'unico nel paese, e di lì parte questa storia appunto di Franz Segerstetter, sempre più travolgente. Comincia a leggere quello che sta succedendo, comincia a dire le sue verità, le urla al paese, il paese si spaventa, le urla in famiglia, la famiglia si preoccupa, le urla alla chiesa che dorme, lui vede una chiesa che dorme, che non ha la capacità di opporsi, di cercare in qualche modo di fermare questa macchina, anzi nel 38 proprio la chiesa austriaca accoglie Hitler con tutti gli onori, il cardinale di Vienna addirittura fa sventolare la bandiera nazista sul campanile della cattedrale, quindi lui continua a urlare queste cose e tutti si spaventano, lo attaccano, lo criticano, è veramente solo, è il più solo dei soli. La vita di Franz Segerstetter è drammatica da un certo punto di vista, perché non aveva collegamenti con altre figure, collegamenti nella Chiesa. Lui capisce
sente col cuore più che con l'intelletto, anche se appunto aveva letto, libri, aveva ereditato un po' la biblioteca del nonno, aveva questo compagno che aveva conosciuto in uno dei richiami al servizio militare, un certo Rudolf, con cui condivideva anche alcune idee, alcuni impianti, diciamo, di pensiero, però era tremendamente solo. E va avanti con questa sua consapevolezza di essere dalla parte giusta, però tutti gli dicono che invece non è così, che lui sbaglia, che ha una famiglia, che ha tre figlie piccole, che ha una moglie che lo ama, e lui cerca di continuare ad andare avanti. A un certo punto va a cercare il vescovo, perché appunto coi preti non riesce a parlare. Va dal vescovo Flisser, che era un vescovo, diciamo, un po' timoroso di tutto, e gli pone 11 domande, gli tira fuori 11 semplici domande, tipo, non so, può un cristiano obbedire a leggi ingiuste? Può un cristiano sostenere un regime che perseguita la Chiesa? Può un cristiano accettare che i giovani migliori vengano mandati al fronte a macciullarsi in queste guerre? E il vescovo si spaventa, lo manda via, e quasi lo identifica quasi come fosse una spia venuta lì appunto a scompiglio l'ordine appunto istituzionale. Quindi da quel momento lui decide che se verrà chiamato dalla Wehrmacht a fare il servizio militare, lui rifiuterà. E succede questo: a un certo punto un postino arriva, lo richiama al servizio militare e lui entra in uno stato di confusione. Ha due giorni tremendi che va in totale confusione, non sa cosa fare, non sa se nascondersi, prende un treno che va dalla parte opposta rispetto alla caserma dove si deve presentare, ritarda di una settimana, non si presenta, insomma, il giorno in cui doveva presentarsi si presenta una settimana dopo, va a cercare il parroco di questo paese, Enns, dove appunto doveva presentarsi in questa caserma austriaca, ed è in totale confusione. Poi appunto prende il coraggio, dice: io non posso giurare. E da lì inizia appunto questo periodo appunto più drammatico, cioè il carcere e poi il trasferimento a Berlino. Lui viene trasferito a Berlino perché i nazisti vogliono dargli una pena esemplare, e la pena prevista per casi di questo genere era la ghigliottina. La ghigliottina era la pena riservata ai traditori e agli obiettori di coscienza. E Franz Egerstetter vive gli ultimi mesi nel carcere di Tegel, proprio nei giorni in cui era incarcerato in quel carcere Dietrich Bonhoeffer. E guardate che la cosa straordinaria di questo contadino con la quinta elementare è che lui ha scritto tantissimo, ha scritto 4 libri di appunti sulla politica, sul rapporto appunto coscienza-fede, alcuni appunti rispetto al Vangelo, riflessioni evangeliche, eccetera. Ha scritto tantissimo, quindi rimangono tanti documenti. E poi c'è una fitta corrispondenza epistolare con la moglie che ci consente di inseguire Franz Egerstetter negli ultimi mesi, sapendo un po' quasi tutto quello che gli succede, perché scrive ogni 3 giorni alla moglie. E la moglie gli risponde, abbiamo queste testimonianze molto, molto vive. E appunto a un certo punto c'è il processo, viene condannato alla ghigliottina, e abbiamo questo episodio che è raccontato dal sacerdote che è il sacerdote delle carceri di Tegel, che si è incontrato poche ore prima del supplizio, dell'esecuzione con Franz Egerstetter, e ha un colloquio con lui. E in questo colloquio il sacerdote racconta a Franz che un anno prima era stato decapitato un sacerdote di un paese vicino al suo, dell'Austria, perché aveva fatto un'opera di opposizione al nazismo. E la reazione di Franz è di estrema gioia. È felicissimo perché finalmente ha la consapevolezza che lui non è in torto, non sta sbagliando strada, anzi, se un sacerdote ha fatto lo stesso vuol dire che è dalla parte giusta, che è sulla strada giusta. Quindi va alla morte con la felicità nel cuore, perché sa
che in qualche modo ha fatto una cosa giusta. E questa la dice anche tutta sul dramma che si portava dentro quest'uomo, cioè quest'uomo con una famiglia, con una moglie, con tre bambine piccole, insomma, che decide di fare quello che ha fatto. Ecco. E il 9 agosto del 1943 viene ghigliottinato insieme ad altri 15 condannati a morte, di cui 7 obiettori di coscienza. Quindi c'è questa storia dell'obiezione di coscienza molto interessante. Gli obiettori di coscienza hanno testimoniato, i testimoni di Geova, volevo dire, hanno testimoniato appunto una grande forza, diciamo, rispetto a questo tema dell'obiezione di coscienza durante il nazismo, sotto il nazismo. E poi inizia un terzo capitolo che è quasi più importante degli altri due, perché è il capitolo di quello che succede dopo. E quello che succede dopo è un dramma per la moglie, perché la moglie viene attaccata in tutti i modi, anche istituzionalmente, perché i primi anni del dopoguerra lei aveva diritto a avere le sovvenzioni dei familiari caduti in guerra, e non gli danno le sovvenzioni perché considerano il ministero di Vienna, considera la vicenda di Franz Gerstetter come una vicenda di un personaggio un po' malato di mente, con un po' di problemi psicologici, un fanatico, per cui non gli danno all'inizio le sovvenzioni che gli spettavano. E poi per 30 anni il paese non le rivolge la parola, perché consideravano lei la responsabile del cambiamento di questo marito, di Franz. E quindi ha vissuto davvero la moglie con una tragedia, perché doveva caricarsi sulle spalle una fattoria, 3 bambine piccole, tutti i problemi legati al lavoro, sui campi, eccetera, ed era totalmente emarginata da tutto il paese. Una storia che l'Austria avrebbe voluto annichilire, silenziare, non avrebbe mai voluto parlarne, se nel 1963 non fosse uscito un libro di un sociologo americano, Gordon Zann, legato al movimento pacifista americano, che racconta, ricostruisce con testimonianze vive tutta la storia di Franz Gerstetter e riapre il dibattito in America, tant'è che in America Franz era diventato negli anni 60 una delle figure simbolo dell'uomo giusto che contrasta una guerra ingiusta. Nel 64 Thomas Merton scrive un libro, Fede e violenza, dedicato a Franz Gerstetter, e Franz Gerstetter in America diventa un'icona del movimento pacifista. John Baez scrive una canzone, nascono i circoli Franz Gerstetter, e insomma è una figura che comincia ad uscire dalle secche, diciamo, con cui l'avrebbe voluto tenere il governo austriaco e comunque anche la chiesa austriaca. E poi succede quello che succede, ossia nel 70 un regista tedesco fa il primo film in Austria su Franz Gerstetter, e questo film riapre i giochi in Austria, nonostante appunto le riserve di ancora molto forti, però riapre i giochi, e nell'80 si apre il processo di beatificazione grazie all'iniziativa del vescovo nuovo di Linz, che decide che Franz Gerstetter era un modello anche per la chiesa austriaca. E la moglie, come diceva anche Enrico, era ancora viva quando Franz Gerstetter è stato beatificato nel 2007. La moglie morirà nel 2013, diciamo, mettendo un piede nella terra promessa, però vivendo una vita di sofferenze, di grandi sofferenze. Quindi anche la moglie è una figura molto importante in questa storia. La moglie ha più volte testimoniato di Franz Gerstetter, gli chiedevano, ma lei come ha vissuto? E lui diceva, ma io ho vissuto male, perché ovviamente mi veniva a mancare l'amore della mia vita, ma anche un grande sostegno per la famiglia, per il lavoro, eccetera. Però io gli sono stato vicino, perché se non gli stavo vicino io, nessuno gli sarebbe mai stato vicino a quest'uomo. Quindi ho cercato, come ho potuto, di stargli accanto. È davvero una storia incredibile, la storia di Franz, di una radicalità estrema, però anche di una forza, di una grandezza sconvolgente.
io penso che si possa dire quello che John Sobrino ha detto per Romero, no? Diceva John Sobrino: attraverso la vita di Romero Cristo si è fatto di nuovo presente in Salvador. Forse possiamo dire la stessa cosa di Franz Jägerstätter: attraverso la vita di Franz Jägerstätter Cristo è tornato in Austria in un momento buio della storia austriaca. E penso davvero, insomma, con questo libro di aver ricostruito e ridato un po' di vitalità e di, anche di attualità forse, ad una storia che, diciamo, se non ci fosse stata la mediazione americana forse non l'avremmo mai conosciuto. Grazie. Sentiamo se c'è qualcuno. Io avrei ancora da dire qualcosa, ma prima a voi se avete da chiedere, da sottolineare qualcosa. Certamente il carattere di questa esperienza è la solitudine. Noi qui e in altre facciamo movimenti, cioè facciamo associazioni, gruppi. La prima cosa per mobilitarsi è sentire che lo facciamo insieme a qualcun altro. Questo è un grande vantaggio. Quest'uomo ha vissuto quasi totalmente da solo. Questo amico Rudolf, si scambiano lettere, si scrivono fin quando l'amico muore, scompare nella guerra in Russia. E poi ha questo esempio di questo prete, ma è sostanzialmente solo. Forse lui non sa nemmeno che altri in Germania fanno opere di resistenza al nazismo. La resistenza al nazismo è molto più ampia di quello che si sa. Qui abbiamo fatto, ormai più di 20 anni fa, nel 99 facemmo un convegno o dopo, un po' dopo. C'è tanto materiale che abbiamo raccolto, che è qua negli archivi, volevamo. Erano già composte le bozze nelle edizioni Gruppo Abele per gli atti di un convegno sulla resistenza alla guerra e alle dittature, e poi si è fermato e non è mai. Io però ho nel computer una quantità di cose, non ricordo le cifre, ma alla fine della guerra, nell'aprile 45, migliaia di ebrei erano ancora nascosti in case di cittadini tedeschi. Che voleva dire la condanna se venivano scoperti. Quindi i tedeschi, si dice comunemente, hanno subito il nazismo, sapevano dei lager, dei campi di sterminio, non hanno reagito. In realtà molti hanno protetto gli ebrei. Qualcuno ha fatto il paragone in questi giorni su Facebook, no? Dice: tante buone persone hanno nascosto gli ebrei in Italia quando erano perseguitati, erano brave persone, anche Mimmo Lucano è una brava persona. Ecco. Quindi la resistenza tedesca c'è stata, non si conosce molto, però il caso di Jägerstätter è singolare perché con un coraggio unico, fondato nella sua fede, nella sua umanità, nella sua impossibilità di obbedire a ordini violenti, a un sistema violento, e veramente questa è la sua forza. A un certo punto dice: se anche la Chiesa si opponesse a Hitler e le Chiese venissero chiuse tutte, la fede resterebbe e continuerebbe. Cioè è rispettoso della Chiesa, si rivolge agli ecclesiastici, è un cattolico, rispettoso del sistema ecclesiastico. Però è, come diceva Prodi in un'altra situazione, un cristiano adulto. Al momento decisivo non dipende da nessuno se non dalla propria coscienza, dalla coscienza del giusto, dalla coscienza del dovere, e paga con la vita questo. Poi un'altra osservazione. Mi sono fermato un po' a riflettere su questo tipo di pena che il regime nazista infliggeva ai condannati, la ghigliottina. La ghigliottina è stata introdotta, che io sappia, con la Rivoluzione francese. Prima c'era la decapitazione, Thomas More è stato decapitato e tanti altri. Ma
La ghigliottina, come una tecnologia nuova, no? Una decapitazione più organizzata, più tecnologica, mi ha sempre interrogato questo tipo di pena che è stata quella di Jägerstätter. Per un verso è deturpante, ti tagliano la testa. Per un altro verso è mite, cioè è la, immagino, non sono mai stato ghigliottinato, ma immagino che sia la pena che infligge meno sofferenza fisica. I ragazzi della Rosa Bianca sono stati ghigliottinati. Cosa significa questo tipo di pena? Per un verso la ferocia del sistema e per un altro anche la resa del sistema. Io non ti infliggo una lunga violenza, ti do la morte, ma in un certo senso la morte più mite, non so se sono pensieri fuori luogo, pensate un momento. Allora, questo sistema violento si adatta a sopprimere chi gli resiste in un modo che entra in qualche modo in contraddizione con la propria violenza. E poi un'altra cosa, appunto sempre sulla resistenza tedesca, ci sono stati, se ricordo bene, 30.000 disertori nell'esercito tedesco nazista, la metà dei quali, 15.000, è stata scoperta, catturata, eliminata. Ma gli altri 15.000 in Italia sono passati in parte ai partigiani, in altri casi hanno fatto forme di resistenza non diretta, aperta, come quelli che passavano ai partigiani. Angela lo sa, io ho conosciuto 50 anni dopo il 45, cioè nel 95, un soldato tedesco, Feuerwerker, un, come si dice, artificiere, che teneva una polveriera ad Aulla, in Lunigiana, io mi trovavo lì da bambino durante la guerra. L'ho conosciuto dopo, sentendone parlare, sono andato a cercarlo in Germania, a Düsseldorf, e l'ho fatto venire in Italia. È venuto anche qua, è venuto anche qui al centro. Sì, chiudiamo. Niente, e lui ha fatto resistenza non frontale, aiutando la popolazione, evitando pericoli alla popolazione, facendo fuggire tra i partigiani alcuni che rischiavano di essere presi dai soldati tedeschi. Niente, il discorso potrebbe continuare, ma giustamente il film racconta meglio di me quello che si può dire di Franz Jägerstätter. Anche da parte mia vi ringrazio, sono stato un po' veloce, ho avuto la foga dell'intervento, ma avevo la preoccupazione per questo film che durerà parecchio, però un bellissimo film, davvero merita. Grazie. Il suo primo coraggio, questo votare da solo nel...